Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Nerazzurro, maglia nuova dell'Inter. Sto andando a vedere Inter-Dinamo Kiev, partita per... oddio, non mi viene in mente. Per la Youth League, della, diciamo la Champions League della primavera. Appunto, ripeto, Inter-Dinamo Kiev, l'andata. Se tra 2 settimane ci sarà il ritorno lì da loro. Sto correndo prima al McDonald's perché ho una fame allucinante e sono... tentato di entrare con il McDonald's allo stadio. È un vlog, spero che vi piaccia, mi raccomando pollicione in su, iscrivetevi al canale, ma sostenete soprattutto questo genere di vlog perché è un qualcosa che di nuovo che mi piacerebbe portare anche sul canale, magari anche quando vado allo stadio in assenza delle reaction. Mi raccomando, speriamo bene, nella gialla del dolore all'Inter ho girato amore. Dai La la la, ho preso il Mac. Preso il Mac e adesso corro allo stadio. Corro allo stadio. Wait, calma. Lo so. Avete visto la intro che ho fatto in macchina. Avete visto che ho preso il McDonald's. E avete visto che comunque tramite una foto, appunto, poco fa, ero dentro lo stadio a vedere Inter-Dinamo Kiev. Che parliamo un attimo di una cosa, è finita 2-2, gli ucraini sono un anno anche più grande dei nostri, hanno un gioco veramente bello, il portiere che è veramente qualcosa di favoloso, anche se poi ha abbastanza sculato noi poi sul gol che ci ha portato al 2-2 perché appunto un'uscita a vuoto ha fatto sì che dallo 0-2 con un rigore abbastanza generoso perché Pinamonti sta uscendo dall'area e il centrocampista ha deciso di falciarlo, soprattutto con un errore o un'uscita a vuoto del portiere, portiamo a casa un 2-2 e si giocherà tutto lì per il passaggio al prossimo turno di eliminazione diretta in questa UEFA Youth League tra Inter e Dinamo Kiev. Non sarà per niente semplice, ma noi abbiamo veramente grande cuore. Innanzitutto ci tengo a fare un in bocca al lupo a Zinho Van Huijsen, che ha subito un infortunio e speriamo non sia quello che stiamo pensando tutti noi, perché veramente quel ginocchio l'abbiamo visto un attimo, ci ha fatto tirare un po' il fiato a tutti, però speriamo bene, dai, non traiamo conseguenze abbastanza affrettate. Perché non ho fatto riprese e tutto il resto? In verità perché mi sono goduto abbastanza la partita. Volevo farvi qualche ripresa, ma in realtà ho scattato solo foto. Ve le metterò qua in sequenza, ma non è come la cosa che ho vissuto io. Davanti a me avevo seduto Gnucuri, ma a parte questo, c'era Baresi, c'era Ausilio, ho beccato Luca Antonini e Zanetti. L'avevo già beccato, vederlo lì oggi così improvvisamente mi è passato a fianco, gli ho chiesto una foto, gentilmente si è fermato, mi ha sorriso, mi ha salutato e niente, se mi seguite su Instagram le vedete bene tutte, però adesso ve le leggo qua. Ragazzi, pollice in su, sono strafelice e domani uscirà il video di questa maglietta per dirvi dove comprarla. Mi raccomando, pollicione in su, forza ragazzi, mi raccomando, Inter primavera, così almeno distinguete un attimo, fuori le palle, portiamoci a casa questo turno. Pollice in su, iscrivetevi al canale, l'ho già detto, nella gioia del dolore all'Inter, ho giurato amore, amala.